E allora, care compagne e cari compagni, oggi è un bel giorno e sono certo che non ce lo rovineremo. È un bel giorno per noi, per la sinistra, per il paese che abbiamo l'ambizione di cambiare, perché nonostante le piccolerie di tanti di noi, oggi inizia un viaggio che è un viaggio senza ritorno per costruire la nuova sinistra in Italia. Una sinistra che sia moderna, che sia laica, che sia libertaria, che sia ambientalista, certo. Una sinistra che ha l'ambizione di governo, ma che non vende l'anima per andare al governo. Ed è importante, perché questa sinistra la facciamo in tanti, non è una somma di ceti politici, di gruppi dirigenti, non i mille e più che siamo qui, ma innanzitutto lo facciamo con quel milione di elettrici e di elettori che ci hanno votato e che oggi ci chiedono di più. E vorrei che su questo però ci fermassimo anche a ragionare. Io credo che non serva a nessuno e non interessa a nessuno un partito per prebende, per posti, per medaglie. Noi abbiamo bisogno di produrre idee. E io sono convinto che questa assemblea queste ore le impiegherà non per chiedere astrattamente un partito, ma per produrre le idee che vogliamo che un partito, un soggetto politico lo voglia portare avanti. Perché il partito è uno strumento, non è un fine, e noi non dobbiamo mai dimenticarci. E allora noi dobbiamo qui far nascere oggi una forza politica che ha l'ambizione di far crescere il paese, certo, ma senza alimentare le differenze, anzi, riducendole. Che sia un paese che si preoccupa di chi è più indietro. Un paese che certo non ha paura di valorizzare il merito, ma perché il merito non è una selezione darwiniana. Un paese che difende le libertà, a cominciare dalla libertà sessuale, perché ciascuno possa stare con chi vuole senza il rischio di essere bombardato o accoltellato in una strada di Roma o di Napoli o di Firenze. Che difende la libertà, la consapevole maternità, senza dover per forza subire l'orrore di un intervento chirurgico, magari prendendo la pillola. O anche la libertà di scegliere di non fare l'ora di religione senza per questo essere giudicato negativamente da una commissione d'esame. E allora da oggi comincia la costruzione del muro culturale su cui noi dobbiamo costruire la nuova sinistra italiana. Perché altrimenti, ha ragione Claudio, faremo un'esperienza in piccolo che è stata già fatta e che ha mostrato tutti i suoi limiti nel PD. Non serve fare la fusione a freddo. Noi dobbiamo costruire un nuovo patrimonio di valori comuni, il nuovo muro culturale. Oggi abbiamo il cartongesso delle culture del secolo scorso. E noi, ciascuno di noi, che si porta con orgoglio la propria storia di socialista, di comunista, di ambientalista, ma questo non basta. E noi ci dobbiamo portare il meglio delle nostre esperienze. Ma qui non si tratta di fare la somma di un po' di socialismo con un po' di comunismo, con un po' di ambientalismo. Non serve la somma, il minimo comune denominatore. Noi dobbiamo inventare una nuova cultura della sinistra che parla al paese di oggi, del 2000, che è diverso rispetto a quello del secolo scorso. E io credo che i mattoni su cui costruire questo muro non possono che essere lavoro, ambiente, libertà. La crisi della finanza di questi mesi ha rilanciato con evidenza il lavoro. Chi pensava di produrre ricchezza con la carta si è ritrovato la carta straccia, perché se non c'è il lavoro, se non c'è il sudore, poi alla fine è tutto vano. È certo che il sistema produttivo è diverso, è certo che il mondo del lavoro è diverso. E certo, lo scrive il compagno Gianni in Goodbye Liberismo, tra occupati e disoccupati oggi c'è un'ampia zona grigia. Pensiamo a quel milione di precari che non sono tutelati. Anche per questo nasce Sinistra e Libertà, anche questo è il nostro compito, parlare al paese di oggi e dare tutele a chi tutele non ne ha. E l'ecologia, che non può essere un settore. Non si tratta anche qui di fare la somma. Sinistra, più libertà, più ecologia. L'ecologia è una filosofia che deve permeare l'azione di governo, ma che deve entrare nelle casse di tutti, perciò entra nel nostro simbolo. Dobbiamo sapere che oggi la politica non può non fare i conti
con un uso razionale e consapevole del territorio. Nel 72 fecero la prima conferenza, credo, a Stoccolma. Lo slogan era: abbiamo una terra sola. Sono passati 37 anni, continuiamo ad avere una terra sola, solo che è più ridotta, più consumata. E poi, libertà. Isaiah Berlin ci dice libertà di scegliere. Oggi, ricordiamocelo, è il 20 settembre, l'anniversario della breccia di Porta Pia. Noi dobbiamo poter scegliere, non perché c'è un altro Stato che ci spiega quello che dobbiamo fare. Scelgo, e concludo, come vivere e convivere. Scelgo, voglio scegliere anche come morire con dignità, senza dover fare la guerra nei tribunali o dover chiedere il permesso a Sacconi. Voglio scegliere anche cosa leggere e cosa guardare in TV. Certo, ieri, se non ci fosse stata la tragedia, saremmo stati in piazza per la libertà di stampa, ma credo che per noi sarebbe stata anche un'occasione per porre il tema della libertà di accesso alla stampa e alle televisioni, perché io sono anche stanco di vedere non solo sempre e solo Berlusconi, ma anche sempre e solo Franceschini o Di Pietro, e c'è un milione di elettori di Sinistra e Libertà che non hanno mai la possibilità, pur pagando il canone, di vedere qualcuno che dica una cazzata nella televisione pubblica di questo paese. E allora noi dobbiamo superare la paura di volare. Veniamo da sconfitti, ho concluso davvero, Carlo. Come le aquile, come l'aquilotto che quando deve spiccare il primo volo ha paura, guarda giù, non ha il coraggio. Noi dobbiamo superare questa paura di volare. Dobbiamo costruire la sinistra che sa volare. Anche per questo è un bel giorno. E a chi... Stamattina un compagno mi fermava e diceva: Marco, mi chiedono tutti, ma si fa, si dice libertà. Tu che gli hai chiesto? Che gli hai risposto a chi? Ho detto: sì, Marco la vuole fare. Poi mi ha guardato e mi ha detto: ma si fa, Achille, si fa.